Grazie Cristiano, grazie Giarre. Grazie, grazie per questa presenza. Grazie a lei. Che non è assolutamente scontata. In una giornata come questa avrete tante occupazioni a cui dedicarvi, quindi essere qui vuol dire che avete voglia di ascoltare, vuol dire che avete voglia di partecipare, forse avete anche voglia di interpretare quello che sta succedendo, cosa, che fase stiamo vivendo, dove stiamo andando, giusto? Perché riusciamo, ci siamo lasciati alle spalle una fase molto dura, molto acuta, una fase di sofferenza, una fase in cui tutti, chi più chi meno, ha sofferto. È una fase che ci ha provato, ci ha messo a dura prova anche dal punto di vista psicologico. Io credo che ognuno di noi ha dovuto fare i conti con se stesso, con i propri affetti, e ha dovuto in qualche modo misurarsi con una vita, abitudini di vita completamente stravolte, giusto? Adesso però dobbiamo capire che senso ha avuto tutto questo e dobbiamo cercare di capire come fare per non lasciare che tutta questa sofferenza passi in vano. Dobbiamo approfittarne, vedete? Io dico questo, dobbiamo tutti, esatto, non sprecarla. Dobbiamo approfittarne perché in qualche modo, e questo è nella nostra capacità, perché noi italiani abbiamo una grande forza in questo, di cogliere anche delle opportunità nelle più grandi avversità. E in fin dei conti pensateci, quello che è stato ci insegna proprio questo. Eravamo un paese, il primo che è stato invaso dalla pandemia, ci è esplosa in faccia, ci ha travolto, ci ha disorientato, però subito ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti ad affrontare per primi nel mondo, anzi delineando un percorso che poi è stato seguito in tanti altri paesi, e siamo riusciti a reagire con grande orgoglio, con grande forza, spirito di sacrificio. Perché? Pensateci bene, perché abbiamo dimostrato di essere una comunità. Se ci fossimo divisi, nonostante, lasciamo stare adesso le polemiche, perché le polemiche ci sono state, l'avete visto, c'era chi gridava cotta, chi cruda, chi cambiava idea nello stesso giorno, di tutto, di più, apri, chiudi, no, socchiudi, c'è stato di tutto. Però se noi guardiamo, io parlo di voi, non dell'intera classe politica, io parlo di voi. Voi avete capito il momento, avete reagito con grande spirito di comunità, e questo ci ha consentito di andare avanti, mi ha consentito a me di andare in Europa a testa alta, perché io il coraggio, la determinazione ce l'ho messa tutta. Alle spalle, con la vostra dignità, col vostro senso di appartenenza a una comunità nazionale, di condividere un comune destino, per me sarebbe stato molto molto più difficile. Ora, che vogliamo fare? Vogliamo condividere. Ho visto anche un cartello. Lei è il migliore. Sei un meglio. Conte. Sei un meglio. Queste campagne, perché ritorno alla mia infanzia, perché nei piccoli centri le campane diventano un momento, no, di del senso di una comunità, invece nelle città il suono delle campane si perde nel frastuono totale. Ma per lui è stata male, è curato.
dicevo, e l'ho visto il cartello Conte Siumeggiu. Io però io non so se sugno un meglio, so che mi impegno sempre, ci impegneremo sempre con tutto il Movimento 5 Stelle per voi, sempre, sempre. E ho scoperto una cosa. Dica, Presidente. E qui non è necessario essere un meglio. Anche. Basterebbe che tutti i politici non pensassero al tornaconto personale. Grande Presidente. Agli interessi di bottega, ma lavorasse come deve essere fatto per migliorare la vostra qualità di vita. Esattamente. E vedete, questa è una cosa chiara, e se io sono adesso alla guida del movimento è perché questo per noi è nel DNA del movimento. Voi avete visto il movimento che cosa, quale rivoluzione può piacere o no, quale rivoluzione ha portato nel sistema politico italiano. Pensate, dico solo un paio di cose, a parte le battaglie contro i privilegi, il taglio delle pensioni d'oro e via discorrendo, ha ottenuto un risultato che sembrava impossibile da conseguire, perché quando tu dici ai parlamentari dobbiamo votare una legge che dimezzi il numero dei parlamentari, voi capite che è proprio difficile ottenerla. È come dire a qualcuno che lavora da qualche parte, adesso dobbiamo dimezzare il numero dei presenti, nessuno firma, nessuno ci mette la firma. Ebbene, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto la riduzione a metà del numero dei prossimi parlamentari e addirittura ha avuto tale forza, esprimiamo tale forza e determinazione che tutte le forze politiche hanno dovuto votare facendo finta di sorridere questa legge. E vi assicuro, ve lo garantisco, vedrete che il prossimo Parlamento lavorerà benissimo, funzionerà benissimo con la metà del numero dei parlamentari. E parlando di stipendi, voi sapete che gli eletti del Movimento 5 Stelle destinano una parte che riteniamo, come dire, superflua rispetto a quello che è necessario per vivere, lo destiniamo, lo accantoniamo e viene restituita in progetti per le comunità. Abbiamo restituito sin qui 117 milioni. Quindi vi posso parlare, ma abbiamo consapevolezza che non dobbiamo dimostrarvi nulla, perché i fatti parlano per voi, per noi, cioè, scusate. Le chiacchiere stanno a zero, sono i fatti che parlano per voi e per noi. Quello che però voglio dire adesso è che qui non è sufficiente solo essere onesti, non è sufficiente aver segnato un'asticella alta per quanto riguarda l'onestà, l'etica pubblica, la legalità. Queste sono battaglie che per noi saranno sempre prioritarie, però attenzione, è importante la competenza. Esatto, è importante anche la competenza, e ti aggiungo anche la capacità, perché tu puoi avere, attenzione, ci può essere una persona competente in una determinata materia. Io sono un professore universitario, però lo dico molto francamente, non affiderei mai ad alcuni miei colleghi il compito di gestire e amministrare la cosa pubblica, perché non basta essere competenti, bisogna essere anche capaci di governare la complessità, capaci di comprendere quindi dal punto di vista pratico quali sono le misure giuste. Noi credo, e su questo vi prego un attimo di attenzione, di avere dimostrato, anche se in questo momento io lo so, qualcuno di voi sta pensando,
Vabbè, però questo è il Movimento 5 Stelle, mo tutta sta competenza. Questo sapete perché voi state pensando, qualcuno di voi sta pensando a questo, ha qualche dubbio? Perché avete seguito molti dibattiti in TV, avete letto molti giornali. La competenza che ho trovato nel Movimento 5 Stelle non l'ho trovata altrove. E abbiamo dimostrato, nel periodo più duro, dal secondo dopoguerra a oggi, di addirittura non solo di proteggere il paese con tutte le misure che ci siamo inventati, ma addirittura abbiamo posto le premesse con alcune misure per far correre il paese. Se adesso corre al 6% di PIL è perché abbiamo adottato misure anche come quella, come il super bonus 110% edilizia, che sta facendo correre tutto il settore delle costruzioni, sta offrendo tanta occupazione anche ai giovani, più giovani, ci sta consentendo di ristrutturare gratuitamente gli appartamenti, i condomini, con il risultato di risparmio energetico, taglio delle emissioni, quelle che inquinano, e più anche risparmio in prospettiva sulla bolletta. Sono queste le misure, ci dicevano che era impossibile, ma chi l'ha tirata fuori? Chi l'ha inventata questa misura? Il Movimento 5 Stelle, noi al governo. E così adesso per le comunità energetiche, adesso anche qui a Giarre, voi vi dovete affrettare, dovete approfittare di queste misure. Le informazioni, io mi sono accorto, non circolano. Ve le porto io, sono qui per questo. Sto a fare il comizio elettorale. Io sto portando delle soluzioni. Ci sono le comunità energetiche, informate, andate su internet. Potete, a livello di appartamenti, ville, condomini, potete addirittura installare impianti fotovoltaici con tutte le agevolazioni adesso che ci sono, tutte le norme che abbiamo introdotto. Diventate produttori di energia da fonte pulita, rinnovabile. Anche qui risparmio energetico, risparmio di costi sulla bolletta. Addirittura produttori di energia significa che se la producete in più la potete voi vendere o scambiare. Ecco, questo significa fare una, anche qui a Giarre, una transizione ecologica per migliorare la qualità di vita, migliorare la qualità dell'aria. E noi a voi vi pensiamo concretamente. La polvere vulcanica qui era considerata un rifiuto. Quindi costo la terra 140 euro a tonnellata, giusto? Quindi costava anche sull'amministrazione comunale, sul bilancio del comune e su tutti voi, sulle vostre tasche. Adesso non è più considerata un rifiuto, ma si può quindi trattare diversamente senza quei costi. Chi l'ha fatto quell'emendamento? Il movimento. I nostri senatori, Cristiano qui. Chiaro? Movimento 5 Stelle. Questo significa pensare alle comunità concrete. Adesso dobbiamo fare la transizione digitale. L'informazione. Ma io ritorno, vorrei dire che, visto che voi leggete i giornali, non tanto, e i dibattiti TV, dove, attenzione, qui ci sono anche i giornalisti, non è che fanno disinformazione, però qual è il problema vero che abbiamo? Il problema qual è? Che se fai un dibattito TV, se avete mai visto un politico che va in TV e parla di comunità energetiche? No, perché voi a quel punto lì, diciamo la verità, cambiate canale, che voi volete sentire la battuta che fa sull'avversario, volete sentire il pepe, no? Ci piace quando c'è la polemica, allora tutti quanti dicono guarda sta attaccando, guarda come si litiga, guarda come fa un po' si menano. Vero? Beh, però questo va benissimo, è una nota di colore, ma non è politica. Questa non è politica. Noi pensiamo a far politica, quando dico politica, con la P maiuscola, cioè nel vostro interesse. Progetti concreti, misure concrete come quelle che abbiamo introdotto. Pensate un attimo. Abbiamo, nel periodo della pandemia, abbiamo introdotto, quindi in quel periodo in cui non si poteva toccare nulla perché dovevamo solo proteggerci, abbiamo introdotto una misura per gli imprenditori che investono nel sud. Per qualunque imprenditore qui, se non lo sapete, cari imprenditori, anche qui
informo io, non vi preoccupate. Allora c'è una misura che si chiama decontribuzione sud, significa che se assumete vi conviene, perché siete, avete tutti gli sgravi degli oneri contributivi, quindi un vantaggio incredibile per favorire l'occupazione. Quando mi dite i giovani al sud, dall'inizio dell'anno 580.000 persone fin qui, da quando abbiamo applicato questa misura, 580.000 nuovi assunti con questa misura decontribuzione sud. Dico, ma perché prima la politica non ci ha pensato nei decenni passati? Perché non ha pensato, anziché far chiacchiere, dobbiamo fare, dire, ma ha pensato a una misura molto semplice, che parte da un presupposto, che se tu fai imprese al nord sei avvantaggiato per le infrastrutture, per tutto il resto, se fai al sud per il contesto difficile molto spesso che c'è nel sud, sei svantaggiato. Allora io Stato tengo conto di questo divario, se tu investi al sud ti azzero e ti do vantaggi fiscali proporzionali, oh no? Allora quando andate a votare però, voi seguite il dibattito, il talk show, vedete che è stato più efficace a comunicare, che ha fatto la battuta migliore, vero? Chi fa l'esibizione muscolare, guarda lì quanto è forte, poi ci ritroviamo, ci siamo ritrovati storicamente con l'Italia fanalino di coda in Europa, vi ricordate prima della pandemia eccetera? E chiedetevi perché, forse ci aggiungiamo anche un'altra ragione, che poi quando si vota non ne parliamo alle comunali, voi quando votate che cosa pensate? Al parente, all'amico, al conoscente, alla cortesia, amico dell'amico, giusto? Però non pensate a quali progetti ci stanno proponendo. Allora io dico, dopo domani, quando sarà all'indomani meglio del voto, qui dovete pensare concretamente, non vedete ho fatto il favore a quello, guarda ho fatto il favore, no, dovete pensare che si insederà una squadra di amministratori, una squadra di amministratori che deve lavorare, perché adesso i soldi ci sono. Piano nazionale di ripresa e resilienza è una montagna di miliardi, sono 230 miliardi e alcuni di questi progetti significa aprire cantieri. Se avete una squadra di amministratori in gamba, partecipate ai progetti, sveglia, partecipate ai progetti e si apriranno cantieri anche qui. Se però andate a mettere quelle X distrattamente per far piacere all'amico, all'amico, al parente, al compare, che si svegliano tutti, poi io ritornerò quando mi direte presidente però già, e io dirò quando hai messo la X era un momento storico, va bene il passato, perché pure io sono stato privato cittadino come voi e anche io vado a votare, molto spesso ho votato pure io a livello comunale così, ma non funziona, non funziona. Pensateci un attimo, Elia è un giovane di Giarre che è andato a Milano, ha studiato alla Bocconi, poi si è specializzato anche alla Cattolica a Sacro Cuore, si è costruito un suo curriculum, però ha preso una decisione, ritornare, poi fanno suonare spesso le campanelle. Elia ha fatto una scelta, poteva rimanere fuori come tanti giovani di Giarre, è tornato qui perché ama questo paese, è un ragazzo serio, è un amico giovane per noi perché si è iscritto da poco al Movimento 5 Stelle, ma questo non fa niente, pure io mi sono iscritto da poco. Ma contano i principi, contano i valori e contano il progetto di comunità che tu hai. E lui sposa completamente questa visione. Quindi voi avete la garanzia che se appoggiate Elia e questi amici che sono qui adesso a formulare questa proposta politica, avete la garanzia che la transizione ecologica, la transizione digitale saranno realizzate con grande attenzione a partecipare ai progetti, ad aprire cantieri, ma attenzione, non cantieri che avvantaggino
l'amico imprenditore, come si è fatto in passato. Per cui ci si metteva a tavolino, semmai molto spesso, l'amico finanziatore della campagna elettorale, ci si metteva a tavolino e uno dice all'imprenditore: cosa ti serve, quale progetto vuoi? No, cosa serve a voi cittadini? E poi si trovano coi bandi di imprenditori. Oh no. Allora, se volete questo percorso, è un percorso serio, attenzione, perché qui avete toccato con mano che cosa è successo l'altro ieri. La regione ha presentato decine di progetti per l'agricoltura nell'ambito del PNRR, obiettivamente tutti sbagliati, cioè tutti bocciati, perché erano state già anticipate quali erano i requisiti minimi, le caratteristiche pubblicamente sono state presentate, sono state decise in conferenza Stato-Regioni. E la regione siciliana, bisogna dirlo, ho fatto oggettivo, ha presentato progetti tutti sbagliati, è saltato tu, e beh signora, voi votate, non lo chiede a me come si fa. Bravo! Alla regione, allora adesso lo interrogo pubblicamente, alla regione che ha votato lei? Qualcuno ci ha mandati, una squadra che si è fatta bocciare tutti i progetti. E poi parliamo di competenza, come mi dicevi tu, e di capacità. È uno smacco per tutta la regione. Adesso stiamo facendo i salti mortali, perché come ministro dell'agricoltura abbiamo Patuanelli e il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo messo a lavorare per cercare con altri fondi, perché ormai col PNRR è ormai impossibile i fondi, la montagna di miliardi che abbiamo portato, però stiamo cercando con altri fondi di recuperare questi progetti, perché sono essenziali per l'agricoltura, che è una filiera produttiva fondamentale per la Sicilia. Giusto, giusto. Allora, e vi lascio, cari amici e cari amici, che poi voi siete sotto il sole, vi prendete l'insolazione. Allora, un attimo, allora vi dico, pensateci bene, qui c'è una lista di persone capaci, che amano questa vostra cittadina, sono state fuori per crearsi una competenza, come dicevamo prima, sono persone che sono dei professionisti, lavorano, hanno un mestiere, però in questo momento sono disponibili ad abbracciare una missione, lavorare per, nell'ambito della nuova amministrazione comunale per voi. Ed è un passaggio storico, ripeto, fondamentale. Pensateci, perché se li premierete getterete anche qui a Giarre un seme forte e ci consentirete, e consentirete a me, Movimento 5 Stelle, di poterci rafforzare. Per cui quando poi andiamo a livello nazionale e ci sediamo ai tavoli e chiediamo salario minimo, perché non si può lavorare per qualche euro lorda, no, quando chiediamo parità di salario uomo-donna, quando chiediamo nuovi fondi per le persone con disabilità, quando diciamo che il reddito di cittadinanza non si può abrogare, altrimenti dovrete passare sul nostro cadavere, noi saremo più forti. Se poi però voi non ci date il consenso, perché ripeto, voi andate lì a mettere X, non si sa per quale ragione, non lo voglio scoprire, e poi non ci potete dire però hanno tolto non hanno aumentato le indennità per le persone con disabilità, hanno tolto il reddito di cittadinanza, poi non vi lamentate se i progetti si perdono, perché qui nel sud e anche in Sicilia, guardate che non è vero che i fondi non ci sono, i soldini. Tradizionalmente i fondi europei non vengono neppure spesi. Tradizione, questo è un problema della Sicilia, del meridione in particolare, ma anche di tutta l'Italia. Quindi allora, onestà, benissimo, ma anche competenza e capacità. Forza Elia! Ai vostri voci del Movimento 5 Stelle comunali, regionali, nazionali e europei che sono venuti a trovarci. Grazie, grazie. Voglio sapere,
voglio sapere, sono